parte in via sperimentale fino a gennaio il nuovo servizio di taxi sharing a tariffa fissa di 2 euro, una novità nella mobilità cittadina già annunciata e resa possibile grazie ad un accordo con i tassisti napoletani che in maniera volontaria sosterranno presso gli stazionamenti mettendo in evidenza il cartello taxi collettivo. In sostanza i passeggeri per un minimo di 3 fino a un massimo di 8 potranno condividere l'uso della stessa autovettura su una serie di percorsi prestabiliti a tariffe economiche. Basteranno 2 euro per raggiungere da Piazzale Tecchio Piazza Vittoria e viceversa, oppure andare da Piazza San Nazaro a Piazza Bovio, da Garibaldi a Trieste e Trento, da Posillipo a Marichiaro. Sono 7 gli itinerari individuati, con soste previste in corrispondenza delle fermate degli autobus per la discesa e salita dei passeggeri. Quando abbiamo fatto la delibera prima dell'estate che istituiva e regolamentava il taxi collettivo, e anche quando abbiamo inserito questo servizio, vi ricordate, all'interno del PUMS, che sembra il piano urbano mobilità sostenibile, avevamo proprio questo in testa, perché studi dimostrano che comunque il fatto di condividere il mezzo di trasporto può ridurre ben di un quinto il traffico presente nelle città congestionate. Il taxi sharing, che ha preso il via questa mattina da Piazza Principe Umberto con il primo viaggio della Commissione Mobilità e degli assessori alle infrastrutture e qualità della vita Mario Calabrese e Daniela Villani, sarà a regime dalla prossima settimana con i diversi percorsi. Il Comune valuterà il grado di adesione e di apprezzamento per decidere successivamente di estendere gli itinerari e mettere a punto un'applicazione dedicata al servizio. Questo è un progetto su quale abbiamo lavorato un po' tutti, bisogna dare atto e alle confederazioni sindacali, ai rappresentanti sindacali dei tassisti di un passo in avanti importante, un progetto che già funziona in altre città, che speriamo abbia lo stesso valore importante, un valore complementare in termini di trasporto pubblico, perché c'è bisogno. Noi, la categoria e le organizzazioni sindacali che hanno contribuito a questo diciamo, progetto, ci crediamo molto. La categoria sta rispondendo perché è venuta a ritirare, diciamo così, le tratte. Sicuramente ci dovrà essere una comunicazione importante, perché se la gente non lo sa non lo prenderà mai. E quindi ci auspichiamo che anche la giornata che piove oggi sarà il taxi collettivo bagnato, taxi fortunato.